Amici di Campania Tube, ci troviamo con Anna Maria Morosa, anche lei a protestare qui per i disagi scolastici. Dicci un po' i problemi fondamentali. Allora, la scuola italiana in generale occupa i bassi fondi della classifica mondiale della scuola. Il governo, che attualmente è in crisi, effettua continui tagli alla scuola e sarà sempre peggio perché appunto la crisi ci sta devastando. La scuola dovrebbe essere uno dei punti fondamentali per la rinascita del nostro paese, ma appunto non è così. E quindi noi siamo qui in piazza a reclamare i nostri diritti, che sono quelli di una scuola più aperta alle iniziative dei giovani, che vengono oppressi in un silenzio. La scuola andrà sempre, se non verranno seguiti i nostri consigli, le iniziative dei giovani, che appunto vengono oppressi nel silenzio, appunto perché noi diciamo delle verità che allo Stato, alle persone che finora hanno governato questo paese, stanno male. Quindi la scuola deve migliorare, quindi si devono seguire i consigli di noi giovani, perché abbiamo dei sogni che devono essere portati in porto. Ed io, dopo la scuola, dopo l'università, non voglio essere con un pezzo di carta in mano ottenuto con sacrifici ed essere costretta a lasciare il mio paese, che non è degno di, non è capace di darmi un degno lavoro. Quindi questa protesta, insomma, facciamo valere i nostri diritti. Sì, certo, i nostri diritti, che sono la cosa fondamentale di questa manifestazione, i diritti di ogni studente, che sono quello di avere una scuola che appunto solleva i giovani, perché questa scuola ci sta opprimendo, perché questa scuola è sempre meno a pro per gli alunni e per i giovani. Ok, ti ringrazio molto.